Mi hanno chiesto di lui non so quante volte per quanto riguarda Milano Angels. Ora, Shiva, che pensavo a questo punto fosse, boh, Argabbio, è pronto con Take 5. Sigla, vediamo subito. Ma subito, subito. Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Ehi là, come andiamo amici di Shiva? Ora, non ho la notizia che probabilmente tutti quanti state aspettando, non lo so che cosa ne è stato di Milano Angels, forse lo scopriremo presto, beh già è quantomeno buono il fatto che sia tornato a far parlare di sé, ecco. Nel pieno dei problemi giudiziari, che ovviamente non mancano, sembra essere arrivato il momento del ritorno di Shiva. È infatti da inizio gennaio con Milano Shotta Freestyle che Shiva è completamente sparito dai social dopo l'arresto avvenuto a ottobre 2023, per poi passare agli arresti domiciliari questo febbraio. Nel video del freestyle Shiva annunciò Milano Angels out soon, album che ormai sembra vicinissimo, ma ecco, non abbiamo ancora i dettagli. La procura di Milano contesta al trapper Shiva, alias di Andrea Rigoni, anche la ricettazione della pistola, mai trovata, con la quale l'11 luglio 2023 ha sparato e ferito due presunti suoi aggressori all'interno del cortile degli uffici della sua casa discografica Settimo Milanese. Oltre, ovviamente, che fai, te fai mancare queste cose, oltre alle accuse di tentato omicidio e detenzione d'arma da fuoco. Insomma, un grande. Secondo la tesi della difesa, Rigoni avrebbe sparato i colpi non per uccidere, ma in reazione all'aggressione subita dai due lottatori di MMA rimasti feriti. La prima udienza è stata rinviata al prossimo 8 maggio. Ora, non ci resta che aspettare che la giustizia faccia il suo corso, è lungi da noi andare a giudicare. E niente, nel frattempo una nuova season sta per partire, direi. Il colore sarà il nero e l'inizio, come di consuetudine, sarà aperta dal take capitolo 5, di cui sappiamo soltanto che il video è stato girato negli scorsi giorni e l'uscita sarà nel corso di questo mese.